Tantissima commozione ieri ai funerali di Giuseppe Emanuele Labiso. Alla messa funebre ha partecipato l'intera comunità di Gela. Un messaggio di amore e di fede, quello di Davide, 8 anni, figlio di Peppe e fratello di Emanuele. Ciao papà, oggi è sabato, lo sai che ogni sabato andavamo a comprare un giocattolo e dopo essere andati al cinema ci portavi al McDonald's? Papà, quando tu dicevi di Giulia che era ubriaca, mi facevi tanto ridere, mi manchi tanto. Si avvicina il Natale, non chiederò a Babbo Natale un regalo per me, ma gli chiederò che venga da te, papà, dicendoti che ti amiamo tantissimo. Papà, Giulia è sempre più monella e mamma è sempre più arrabbiata perché Giulia le dice sempre di no. Ti ricordi quando mi dicevi che io ero il capitano della casa? Adesso che non ci sei più, io sono davvero il capitano di Giulia e di mamma. E ti ricordi quando parlavamo nascondendoci dalla mamma e poi le veniva a chiederci cosa state discutendo? E tutte e due rispondevano niente, niente. Papà, non vedevo l'ora che veniva a prendermi a scuola e con Giulia ci divertivamo in macchina. Papà, anche la mamma ha confermato che io sono il capitano, comando tutto, ma se non posso comandare sul fatto di non volere andare a scuola, che capitano sono? Papà, tranquillo che io Giulia e mamma ti amiamo tanto. Quando mi chiamavi Cocco Braccio mi arrabbiavo, ma adesso mi manca anche questo. Chi siamo senza di te? Papà, avevi ragione che io sono un orgoglio degli Alabiso. Non preoccuparti perché sarò un grande dottore, anche più bravo di te. Anche se il mio sogno è essere un giocatore della Juventus. Eh sì, papà, tu lo sai, sarò un giocatore più forte. Ciao papà, mi manchi tanto. La gente come voi non muore mai. Era impresso su uno striscione dedicato alle due vittime. Grazie a tutti e a ciascuno il ricordo del sorriso di Emanuele, della volontà decisa di Giuseppe di volare, volare, volare. Grazie. All'uscita delle due bare, tra due ali di folla, i tifosi del Gela hanno ricordato Giuseppe ed Emanuele intonando cori da stadio.